Successo interno in extremis per la Vigor per Conti di Di Luigi nella decima giornata del campionato giovanissimi lì, girone B. I Blaugrana battono per 3-2 l'SS Michele Donato con i gol di Caliò, Di Filippo e Pires su calcio di rigore. La momentanea rimonta ospite era arrivata con Mazzi e Giaconia. Sono i padroni di casa a comandare il gioco per gran parte del match. Prima occasione al sesto con lo spiovente per Pires, risponde in presa Calvani. Due giri di lancette dopo ed ecco la Vigor ad un passo dall'1-0. L'unica azione manovrata per Di Filippo che da due passi spedisce alto sopra la traversa. Ancora Vigor al 20° minuto, punizione di Pires, cross di Di Mascio che con una sponda libera Ferrato, sinistra da parte del numero 11 della Vigor per curato dal portiere ospite. SS Michele Donato che si fa vedere invece da calcio piazzato, colpo di testa di Trulli che impegna Simeoni dopo la battuta, il calcio di punizione dalla metà campo, colpo di testa e parata da parte di Simeoni, occhio a questo tipo di situazione perché la Vigor per Conti passa in vantaggio al 29°, calcio d'angolo e colpo di testa sulla traversa, Caliò è a due passi e non sbaglia, 1-0 e Vigor per Conti in vantaggio. Ma 4 minuti più tardi, altra punizione, batte Mazzi, Simeoni sbaglia il tempo di uscita ed è 1-1. Il San Michele Donato trova il pari al termine della prima frazione. Dopo l'intervallo SS Michele Donato che passa anche in vantaggio, bella l'azione da Trulli a Giaconia, il numero 10 Granata si gira da attaccante vero e con un colpo sotto fa 1-2. Non basta perché la Vigor reagisce subito, Pires in verticale, palla in profondità per Ditella, respinge la difesa ospite e così si salva in affanno. San Michele Donato che al settimo può anche chiudere i conti, lungo contropiede di De Santis che a tu per tu si fa murare da Simeoni in 3-1. La legge di questo sport è perfetta, gol mangiato, gol subito e sull'azione successiva la Vigor prova il 2-2, ripartenza perfetta per Rotofili, cross al centro e Di Filippo non sbaglia, 2-2 e punteggio ancora in parità. Minuti vedono il tutto per tutto dei Blaugrana con al 29° Bavignini ad allargare e Calvani a respingere di fuori. 6 sono i minuti di recupero dati dal direttore di gara e dall'azione successiva ancora Bavignini va via sulla sinistra, De Luca perde sfera e contatto con il numero 17 Blaugrana a terra in area di rigore, penalty che Pires al 38° realizza, 3-2 ed è vittoria per la Vigor per Conti. Al sesto di recupero arriva il triplice fischio.